Siccome si parla di felicità, io parlo di droga, lui ha parlato dell'emergenza degli immigrati, una cosa mi è ancora più chiara: non esiste una felicità se non si immergono le mani profondamente nel dolore. Perché io credo che l'esperienza massima della felicità, cioè la felicità in sé a me personalmente non interessa, ed è quello che cerchiamo di spiegare ai ragazzi che vengono a San Patrignano, che la ricerca della felicità è un qualcosa di fasullo. Loro vengono a San Patrignano perché hanno cercato la felicità. Allora, quella che io vedo la felicità è un qualcosa che viene dopo che hai sperimentato la sofferenza. Loro sperimentano la loro sofferenza e poi trovano una strada verso la felicità. Ma noi continuiamo giorno per giorno a vedere che la nostra felicità dipende dal fatto che noi cerchiamo veramente di farci carico delle sofferenze delle altre persone. Dopo un anno che Muccioli è morto, che San Patrignano sarà finita, sono passati 20 anni e San Patrignano accoglie oggi 1.300 persone e 26.000 persone con problemi di droga accolto in questi anni. Io sono uno di quelli, nel senso che io sono arrivato lì nel 1980, quando in Italia c'era un'epidemia di tossicodipendenza e quando tutti quanti i medici che curavano i tossicodipendenti dicevano: non c'è nulla da fare, non ci sono terapie, questi ragazzi hanno una malattia mentale, questi ragazzi possiamo aiutarli soltanto dando loro, non dico l'eroina, ma dandogli il metadone, un qualcosa che li tiene tranquilli, e ancora oggi ci sono decine di migliaia di persone che prendono il metadone da 40 anni a questa parte. Da un gruppo di persone assolutamente incompetenti e privi di qualsiasi tipo di esperienza specifica, ma solo con la voglia di farsi carico del dolore degli altri, San Patrignano, ma non lo dico per vantarmi io perché io non c'entro con questa cosa qua, cioè c'entro come c'entrano migliaia di altre persone, San Patrignano è la comunità più grande al mondo ed è nata da persone che non sapevano assolutamente nulla. Cosa fa San Patrignano? San Patrignano cerca di insegnare alle persone a non cercare la felicità, ma di insegnare alle persone di riconquistare la capacità di provare gusto per le cose normali della vita. Un gusto che purtroppo qualsiasi tipo di droga, alcol incluso, nel tempo deteriorano e eliminano. Quindi le persone nel corso del tempo devono imparano sfruttando l'arte, sfruttando lo sport, sfruttando il lavoro, sfruttando le relazioni sociali, imparano nel tempo a riappropriarsi della gratificazione di cose normali. Quindi imparano nel tempo a fare delle cose che avevano perso nel corso del periodo della tossicodipendenza. Questo è chiaramente un lavoro molto lungo, è un lavoro che richiede sforzo. Quindi è una comunità che si basa su principi estremamente semplici. Non c'è nulla di complicato. Quali sono i principi? Il rispetto per se stessi, il rispetto per l'ambiente e il rispetto per le altre persone. Sono cose che possono sembrare banali, ovvie, che dirle è molto semplice, però metterle in pratica è una cosa estremamente complicata. Io non sono un esperto di economia sociale, non posso entrare in argomenti che non mi competono, ma ci sono persone che vengono da tutto il mondo a studiare l'economia sociale che si è sviluppata all'interno di San Patrignano, perché questo tenere d'occhio l'impegno e il recupero e l'economia è un'attività fondamentale.